sì, diciamo che abbiamo avuto due momenti. Un momento di altissima pallacanestro a metà del secondo quarto e un momento di grave down a inizio terzo quarto. Sono un po' conseguenziali le due cosse perché siamo rientrati mosci, siamo rientrati senza ritmo che contro una squadra forte come Avellino non ti puoi permettere. Attenzione perché poi c'è sempre un qualcosa che aleggia che ci si dimentica anche degli avversari. E Avellino ha vinto a Erons, Avellino ha vinto a Legnano, Avellino ha vinto a Piombino, Avellino era una squadra delle più accreditate a inizio anno. E poi i valori vengono fuori, perché il coach loro è un coach esperto, perché ha fatto dei movimenti di mercato che hanno dato un assetto molto chiaro alla loro squadra e per cui probabilmente l'unica vera pecca è esserci fatti prendere troppo presto, perché probabilmente se riuscivamo a mantenere se non altro quel vantaggio di 10 punti, forse poteva venire anche a loro un pochino d'ansia. Ci siamo fatti prendere troppo presto, dobbiamo lavorare su questa cosa qua, come dobbiamo lavorare sull'essere un pochino più scientifici nelle chiamate che ci danno vantaggio in certi momenti della partita. Poi siamo stati bravi con i giocatori più esperti, vedi Tommaso Fantoni che prima non era stato brillantissimo per svariati motivi, ma ci ha riportato lui in partita con tre difese pazzesche, compreso un passe di Bortolini che ha costretto Bortolini ai passi, ha fatto un tapping importante, è andato in lunetta, ha preso i liberi, quindi stati bravi e poi siamo stati anche fortunati perché quando si arriva punto a punto, si vince in questo modo qua, ci vuole anche quel pizzico di fortuna che magari qualche altra volta non abbiamo avuto. Cioè, scusi, tanti che non fanno il suo lavoro chiaramente avrebbero chiamato, cioè, chiamavano il fallo agli ultimi secondi in possesso di Avellino, ovviamente non fanno il suo lavoro, lei ha Ma avuto perché devo fare fallo e permettere ad ragione, Avellino? No, ma tu mi fai una domanda e io ti rispondo. Allora, se non fanno il mio lavoro, anche se tanti vorrebbero farlo, ma vi assicuro che ci si diverte di più tante volte in tribuna, perché sotto di un punto, cioè sopra di un punto, devo mandare uno in lunetta? Se sono sopra di due, posso al limite, o di tre, posso al limite fare fallo per avere comunque l'ultimo possesso, per giocarmi per vincere, male che vada, se fa 2 su 2, e così la spiego a tutti, se fa 2 su 2 tiri liberi, diamo pari, abbiamo 10 secondi e possiamo finire con la palla in mano, male che vada abbiamo supplementare. È una partita dove finisce 60 punti, con la nostra che è la miglior difesa del campionato. Abbiamo fatto una grande difesa lo stesso, ci sta anche ogni tanto che un giocatore forte come Vasl, che l'anno scorso giocava in Lega 2, viaggiava in doppia cifra in Lega 2, faccia un canestro difficile. Ma poi, cioè, voglio dire, male che vada, avremmo perso. Cioè, voglio dire, c'era gente che diceva che la Libertas non faceva i playoff, quest'anno li ho tutti i messaggi. Non sono social, non sono niente, ma c'era più di qualcuno che diceva che la Libertas non avrebbe fatto i playoff. E intanto siamo minimo terzi. Per cui anche questo sassolino ce lo siamo tolti, poi vediamo. Solita ottima difesa, in attacco ha fatto molto fatica la Libertas, non te lo spiego. Me lo spiego perché di fronte ci sono anche gli avversari. E Avellino è una squadra tattica, fisica. Una delle squadre più forti di questo campionato qua, che ha vinto Eros, noi mi sembra abbiamo perso con Eros in tutti i giorni. Noi se hanno vinto Eros, l'avranno vinto per culo, avranno vinto per merito, non lo so. Però hanno vinto Eros facendo questo tipo di partita. Per cui non è sempre facile, le partite vengono fuori così, ci hanno messo fisicità, noi ci siamo incaponiti, oggettivamente dovevamo attaccare meglio, perché abbiamo smesso di costruire i tiri, quello, come ho detto prima, è il discorso, che tante volte perdiamo proprio il filo del discorso e smettiamo di costruire tiri, perché un conto è sbagliarli e un conto è smettere di costruirli. Questo è il passaggio che dobbiamo fare a livello offensivo. Oggi abbiamo usato delle armi tattiche che fino alla settimana scorsa non usavamo, zona, raddoppi, sono tutte cose che alla fine ci aiuteranno per la seconda fase, per i playoff, che però bisogna anche provare. La zona ha pagato tantissimo questa sera, per cui siamo contenti e ripeto, poi si poteva anche perdere, per l'amor di Dio. Ci sono anche gli altri davanti. Lo L'avevo sei al sognata così tanto, stanotte. però sulla prima rimessa palla fuori, hai chiamato timeout Sì, e e hai messo saccaggio. ho messo saccaggi E perché avevo non visto l'avevi come. messo nella No, rimessa precedente. perché era con un altro obiettivo, era lo stesso schieramento con un altro obiettivo. Poi ho cambiato due giocatori
perché avevo intravisto, poi non è che voglio fare il fenomeno, avevo intravisto cosa volevano fare loro difensivamente e pensavo che Buca e Saccaggi potessero darci una tipologia diversa di rimessa partendo dallo stesso schieramento. Poi insomma, abbiamo tirato una preghiera, però siamo arrivati a fargliela prendere la palla in mano a Saccaggi e quindi è già stato un mini successo. Ecco. Tutto là. Posso tutti? Sì. Ok, grazie.